Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino ha presentato il nuovo servizio Job Talent, un portale che facilita l'incrocio domanda-offerta di lavoro per imprese e cittadini. Presenti all'evento autorità, imprese, rappresentanti del mondo scolastico e universitario e istituzioni del territorio, nell'obiettivo comune di aprire un tavolo di confronto sul tema lavoro e rilancio economico post-Covid, in grado di interconnettere le professionalità dei vari attori coinvolti. È uno strumento integrato ai servizi di confartigianato che si pone come obiettivo quello che è l'obiettivo di Confartigianato, mettere al centro della nostra attività il lavoro e chi produce lavoro. Siamo atterriti dai tanti giovani, 247.000 giovani che in 10 anni hanno abbandonato l'Italia e di questi 247.000, 6.000 sono della regione Marche. Quindi dobbiamo cercare di colmare i gap che questa regione ha. Abbiamo ideato questo strumento che è stato sperimentato in Lombardia, dove di fatto facilitiamo l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Quindi abbiamo la possibilità per le imprese di selezionare i lavoratori, non solo giovani, perché parliamo di lavoratori, e ai giovani lavoratori conoscere quelle che sono i fabbisogni delle nostre imprese. Quindi cerchiamo di semplificare la vita dei nostri imprenditori. Non abbiamo la presunzione che sia uno strumento che risolve il problema, è uno strumento che insieme ad altri cerca di affrontare e risolvere questo problema. Non solo Confartigianato protagonista, ma le istituzioni, università, scuole, tutti concorrono a raggiungere questo obiettivo. Questa è la sinergia che necessita questa regione, un progetto inclusivo. Quindi Confartigianato ha chiamato a raccolta i sindaci con cui fare un'alleanza, perché i sindaci sono gli interlocutori istituzionali del territorio, le scuole e il mondo universitario. Ovviamente oggi abbiamo anche la presenza del governatore, perché la regione dovrebbe in qualche maniera favorire un coordinamento tra tutti questi attori al fine di affrontare e risolvere questo problema. È una delle priorità della nostra regione, è un già primo passo per mettere insieme una cabina di regia, chiamiamola così, un dialogo, un confronto forte tra tutte quelle parti che possono portare un valore aggiunto. È vero che c'è una carenza di posti di lavoro, è vero che c'è una crisi profonda, ma molto spesso già il dialogo, il confronto, l'interazione, la capacità di saper affrontare le singole questioni territoriali anche nei confronti di un tema così importante può essere un primo grande punto di partenza. Nel confronto c'è la capacità di riuscire a creare quel valore aggiunto che può essere importante per ognuno, ma soprattutto per i giovani che molto spesso sono tagliati fuori da queste dinamiche. Allora, se noi vogliamo dare delle risposte, coinvolgerli, dobbiamo fare creando degli spazi. Gli spazi si creano dal confronto. È cruciale in questo momento nel quale noi dobbiamo affacciarci al dopo Covid per una ripresa dell'economia, del lavoro, della produttività delle imprese, puntare sulle politiche attive. È per questo che uno strumento come quello che viene presentato oggi da Confartigianato Ancona è uno strumento fondamentale, perché consente di matchare bene le competenze che servono alle imprese per migliorare la produttività e migliorare la loro competitività, e nel contempo è uno strumento fondamentale perché aiuta a ridurre la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Il tema delle competenze oggi è un tema di particolare rilevanza per accrescere la competitività di tutto il sistema, non solo regionale ma del sistema paese. Da questo punto di vista la nostra università ha realizzato 4 nuovi corsi di laurea, 2 in particolare sul digital science e l'altro sul management della sostenibilità e dell'economia circolare, che proprio in questi giorni stanno andando particolarmente bene in termini di iscrizione. Il tema delle competenze si sposa al tema demografico e al tema dei giovani. Abbiamo la necessità di mantenere i nostri giovani, ma anche di attrarne da fuori. Da questo punto di vista tutti gli strumenti che consentono di integrare in maniera più efficace domanda e offerta di lavoro sono particolarmente positivi lungo tutta la filiera formativa. Job Talent non è soltanto un portale di incrocio domanda e offerta di lavoro, in quanto svolge sì una funzione di vetrina delle opportunità, ma svolge anche una funzione informativa su agevolazioni e strumenti di accesso al mercato del lavoro, per rendere più consapevoli e anche attivi sia i lavoratori che le imprese nel mercato del lavoro. Come funziona Job Talent? Le imprese possono presentare le loro richieste di profili professionali inserendo una richiesta online. I nostri operatori, che sono consulenti del lavoro, esperti in amministrazione del personale,
che ricevono questa richiesta contattano l'azienda per reperire tutte le informazioni utili per redigere l'annuncio nel modo più opportuno possibile da pubblicare nel portale. Contestualmente facciamo anche una ricerca nella banca dati lato lavoratori per verificare se ci sono già disponibili dei candidati potenzialmente idonei a quella richiesta. È poi l'azienda che effettua la selezione. Per quanto riguarda i lavoratori, possono inserire online i propri dati anagrafici, registrandosi e allegare il proprio curriculum per rispondere a uno specifico annuncio oppure semplicemente per l'inserimento nella banca dati.